Abbiamo visto che nella prospettiva dei leopardi la morte si presenta come ultimo rifugio, come una dimensione di pace, di quiete e di annullamento non soltanto di tutti i desideri e dunque di tutte le gioie e i piaceri della vita, ma anche di tutti i mali. Siccome per leopardi la vita produce più sofferenze che gioie, la morte viene infine a liberare l'uomo da questo sovrappeso di sofferenze che lo angoscia e che lo getta nella malinconia. Questo però non conduce leopardi a teorizzare la legittimità del suicidio o peggio la necessità del suicidio, perché esiste un luogo comune secondo il quale, no, autori pessimisti come Leopardi, Schopenhauer o altri indurrebbero necessariamente l'uomo al suicidio, no? Cioè il suicidio sarebbe la soluzione coerente ai problemi che questi autori hanno individuato. Né nel caso di Schopenhauer né nel caso di Leopardi è così. E Schopenhauer e Leopardi, che pure sono gli autori che solitamente vengono considerati appunto dei teorici convinti del male di vivere e dunque dei potenziali promotori, no, del suicidio come unica soluzione, ecco, entrambi sono contrari al suicidio. E la parola finale di Leopardi sul suicidio, che pure è tema che lo angosciò tutta la vita, il suicidio si potrebbe dire tranquillamente, lo dicono quasi tutti i biografi di Leopardi, rappresentò una tentazione costante, no, per l'uomo Leopardi, ma fu sempre respinta in nome di una motivazione che ultimamente è quella fornita da Plotino nelle battute finali del dialogo di Plotino e di Porfirio. Quindi voi trovate la posizione di Leopardi consegnata, diciamo così, a quelle ultime pagine. Vero è che nel dialogo di Plotino e di Porfirio Leopardi in realtà si sdoppia, per cui tanto il punto di vista di Porfirio, favorevole al suicidio, quanto quello di Plotino, contrario al suicidio, sono punti di vista di Leopardi, che convivono nella medesima persona di Leopardi. Quindi Leopardi nel corso della sua vita sosterrà una posizione contraria al suicidio all'inizio, dicendo che il suicidio è un gesto egoistico, no? Tipico di un mondo piccolo borghese che non sa perseguire valori più elevati, più nobili, no? Che è attaccato al proprio vantaggio e che dunque, quando non lo trova, preferisce sbarazzarsi direttamente della vita, in modo semplicistico. Questa è la posizione del primo Leopardi, del giovane Leopardi. In un secondo momento, il momento insomma della svolta filosofica e dunque delle operette morali, no? Della rivelazione dell'arido vero, il momento della ragione che prende il posto dell'immaginazione, e quindi il cosiddetto nichilismo, sarebbe meglio dire, piuttosto che pessimismo di Leopardi. Nel periodo del nichilismo e delle operette morali, invece, Leopardi sarebbe più favorevole al suicidio, appunto come ultimo rimedio ai mali della vita. E infine, proprio nel dialogo di Plotino e di Porfirio, che è una delle operette morali, come sapete, scritto nel 1827, ma pubblicato solo nel 1845 postumo, quando Leopardi era già morto, perché non superò l'esame della censura ecclesiastica, che vi trovò appunto delle posizioni un po' ambivalenti e pericolosamente orientate a giustificare il suicidio. Ecco, nel dialogo di Plotino e di Porfirio poi Leopardi torna a essere nuovamente contrario al suicidio, ma con una posizione, diciamo così, più sfumata e problematica, che tiene conto anche delle buone ragioni di chi invece al suicidio è favorevole. E appunto è Porfirio a incarnare il punto di vista, diciamo così, della legittimità del suicidio, mentre Plotino incarna il punto di vista della contrarietà al suicidio. Ora, facendo un attimo un passo indietro, prima di esporre sinteticamente il contenuto del dialogo, si potrebbe presentare il problema del suicidio come un problema, in prima battuta, incomprensibile per chi non ne ha mai sperimentato la tentazione. Ora, noi sappiamo che il suicidio è un problema socialmente diffuso, addirittura è un'emergenza a livello anche socio-pedagogico, presso, ahimè, larghe fasce della popolazione giovanile soprattutto. Quindi è un'emergenza educativa e sociale tutt'altro che secondaria. Il suicidio esiste. Nella storia dell'umanità
una gran parte di persone si è tolta la vita. Quindi non è un problema, diciamo così, marginale. Se lo è perché subisce anch'esso quella rimozione della morte che a livello più generalizzato noi abbiamo già trattato nelle prime lezioni. Quindi il parlare poco di suicidio, se non si è specialisti del settore psicoterapeutico, no? Che se ne occupa direttamente, è un sintomo di quella più generale rimozione della morte di cui abbiamo parlato. Ma andando al di là del discorso, diciamo, socio-pedagogico, e quindi nel cuore un po' della problematica del suicidio dal punto di vista esistenziale, si deve dire che il suicidio è collegato al desiderio di felicità. Lo avevamo già detto un'altra volta, mi ricollego qui a Freud. Freud ci ha detto che insieme all'istinto di vita e quindi al principio di piacere, no? A quella forza che ci spinge verso le cose che ci piacciono, che realizzano le nostre aspettative, c'è anche un oscuro istinto di morte, no? Lui lo chiama todestrieb, che letteralmente si dovrebbe tradurre con pulsione di morte. La pulsione di morte è una tendenza che abita nell'uomo, inconscia, attenzione, quindi non consapevole, a trovarsi in uno stato di pace e di quiete, no? La tensione di morte non è cioè un istinto suicida consapevole. La pulsione di morte, secondo Freud, è in ogni uomo, ma in modo inconsapevole, inconscio. Ed è il desiderio di liberarsi da tutte le tensioni che attraversano la vita, da tutti i disagi e le fatiche che la caratterizzano, e anche da quel particolare stato di tensione e di agitazione che caratterizza il desiderio, no? Perché il desiderio effettivamente è qualcosa che ci fa sentire vivi, no? Chi desidera si sente anche vivo, ma è pure una condizione di privazione, no? Chi desidera non ha ciò che vorrebbe, e questo lo fa in qualche modo soffrire, no? Noi non siamo mai felici, non ci accontentiamo, ottenuto un risultato, puntiamo nuovamente a un nuovo risultato e la nostra vita in qualche modo procede in una corsa senza fine verso una felicità che sembra non esserci, che sembra sfuggirci costantemente. Ecco, questa situazione provoca una tensione. Il desiderio stesso è abitato da una tensione da cui noi vorremmo liberarci. Pensate anche banalmente a come è costruito il desiderio. Il desiderio mira alla propria estinzione. Il desiderio è animato da un intento suicida. Mi spiego, il fine del desiderio è l'appagamento, è dunque la fine del desiderio. Cioè chi desidera vuole raggiungere una condizione in cui non desideri più. Perché? Perché ha soddisfatto il desiderio. Quindi, appunto, lo si potrebbe dire ad effetto così, che il fine del desiderio è la fine del desiderio. Lo scopo di ogni desiderio è l'auto cancellazione, no? L'autosmantellamento. E se io desidero qualcosa, ciò che voglio non è il desiderio di quella cosa, e quindi la consapevolezza della sua mancanza. Che anzi mi fa soffrire, ma è quella cosa, e cioè il cessare del mio desiderio di ottenerla. Quando il desiderio muore, quando si realizza, ecco, il desiderio è uno di quei casi in cui qualcosa in noi di molto vitale si realizza solo morendo. Nel desiderio c'è un istinto di morte, che però coincide con la realizzazione di uno scopo, no? La quiete, la pace dell'appagamento, l'immobilità dell'appagamento. Questo è quello a cui inconsciamente noi tendiamo, dice Freud. E insisto su questo, cioè qualcosa di vitale in noi, il desiderio, si realizza solo morendo. Questo è già un modo di presentare le cose che va ben al di là della banale, diciamo così, idea secondo cui il suicidio sarebbe frutto di un bisogno morboso. Nella tradizione si è parlato, no, del famoso cupio dissolvi, che è un'espressione latina ripresa da una delle lettere di San Paolo, in cui San Paolo si augura di essere sciolto dal proprio corpo per unirsi a Cristo, no? Il desiderio di dissolversi, no? Di morire.
per raggiungere una condizione superiore, no? A quella in cui ci si trova sul momento, che se volete è anche un po' collegato al bisogno di dormire di chi è triste, cioè al bisogno appunto di spegnere la coscienza, al bisogno di entrare in una dimensione di quiete e di pace, esonerata dai contrasti della vita, no? Liberata dalle tensioni che la attraversano. Ecco, dentro questo quadro che Freud ha molto lucidamente disegnato, noi possiamo trovare quattro principali motivazioni nel suicidio. Quindi vado schematicamente anche per inquadrare il tema. Intanto il suicidio, lo potremmo dire così, è un gesto che si prepara nel silenzio del cuore. Chi medita il suicidio solitamente non lo va dicendo in giro. Non c'è niente di più segreto che un intento suicida. E quindi è qualcosa a cui si può accedere dall'esterno soltanto in punta di piedi e avendo, diciamo così, la maestria o la fortuna di poter entrare, no, nell'intimità di un altro. Ecco, è difficile individuare delle cause del suicidio, difficilissimo, sono cause sfuggenti, no? Cause che non si lasciano spiegare razionalmente. L'unico modo per entrare, no, nella dimensione segreta di chi sta meditando il suicidio è avvicinarsi in punta di piedi, no, al potenziale suicida, come farà appunto Plotino nel dialogo di Plotino e di Porfirio, con Porfirio che sta meditando il suicidio, perché questo è un dialogo ripreso da un fatto storico che troviamo proprio nella Vita Plotini, scritta da Porfirio, che era un allievo di Plotino. Parliamo di un filosofo greco antico, secondo, terzo secolo d.C., e che appunto aveva visto che Porfirio stava meditando il suicidio, allora gli si avvicina per cercare di entrare in dialogo con lui. Cosa si fa di fronte a un potenziale suicida che ci lascia intravedere, anche senza volerlo, il suo proposito? E si prende tempo, no? Si prova a entrare in dialogo con lui. È la prima cosa che si fa di fronte a una persona che si trova in queste condizioni. Ora, però, le motivazioni, generalmente, a volerle classificare in modo molto schematico, sono, diciamo, quattro. Noi abbiamo una motivazione di tipo biologico. Ci si uccide perché vivere comporterebbe soffrire dei dolori anche fisici intollerabili, no? Come per esempio quando una persona chiede di essere uccisa o di essere aiutata a uccidersi a causa dei sintomi particolarmente dolorosi di una patologia inguaribile. È quello che si chiama nel dibattito bioetico suicidio assistito, no? Il medico mette il paziente in condizione di darsi la morte a causa di sofferenze che il paziente stesso giudica ormai intollerabili. C'è poi la motivazione. Dico biologica perché è collegata al dolore fisico, no? Al dolore essenzialmente del corpo. C'è poi la motivazione esistenziale, che invece è quella di chi si uccide perché vivere significherebbe continuare a sperimentare un vuoto di senso e di amore da cui si ritiene di non poter uscire in altro modo, no? Quando un uomo è talmente disperato, malinconico e depresso da non vedere altra via d'uscita, può giungere anche a togliersi la vita. Questo è collegato naturalmente anche alle condizioni patologiche, che può sperimentare un paziente quando al dolore fisico si aggiunge la depressione psicologica, no? Che è una delle cause che può indurre l'uomo a desiderare la morte o addirittura, se è in grado di farlo fisicamente, a darsela. C'è poi la terza motivazione, motivazione biologica dunque, motivazione esistenziale, motivazione morale. Ci si uccide perché vivere significherebbe perdere la propria dignità morale, come quando appunto ci si trova in una situazione in cui si viene costretti a commettere un atto moralmente ignobile, come per esempio uccidere un bambino. E per tirarsi fuori da questo dilemma, il soggetto si uccide, no? Oppure pensate anche ai casi storici, storicamente avvenuti nel primo, periodo della diffusione del cristianesimo, quando
alcune vergini si uccidevano per non essere violentate, no? Cioè queste vergini cristiane adottavano una motivazione morale per il loro suicidio, cioè pur di non essere fisicamente violate dagli aggressori si uccidevano, suicidio con motivazioni di tipo morale. O al prigioniero del campo di concentramento che piuttosto che commettere un'ingiustizia si uccide, no? Per tirarsi fuori appunto dal dilemma. Infine, ci può essere anche però, attenzione, il malato che si toglie la vita per non essere di peso agli altri. E quindi in questo caso sarebbe anche qui un suicidio per motivazioni morali, cioè per liberare gli altri dal peso che la mia assistenza richiede. Io mi tolgo di mezzo. E poi c'è la motivazione religiosa. Ci si uccide o per punirsi di un peccato particolarmente grave, con l'idea di espiare la propria colpa, oppure ci si uccide per raggiungere Dio, come per esempio alcuni militanti di alcune sette fondamentaliste islamiche, che sono convinte che soltanto combattendo la jihad, la guerra santa, attraverso anche attacchi kamikaze, si possa raggiungere il paradiso di Maometto, no? Soltanto sacrificandosi come martiri suicidi per la causa di Allah sarà possibile raggiungerlo, nel suo paradiso. E detto questo, però, la faccenda non è terminata, anzi, l'abbiamo soltanto, diciamo, accennata, perché bisogna anche capire cos'è il suicidio proprio come fattispecie, cioè. Quando una persona si può dire che stia meditando il suicidio e quando soprattutto possiamo dire che un certo gesto, una certa azione è stata un suicidio. A questo proposito bisogna distinguere il suicidio, cioè l'uccidersi, il togliersi la vita, che è la definizione di suicidio, dall'accettare di morire e dal correre il rischio di morire. Cioè una cosa è mettere a rischio la propria vita o anche accettare la propria morte, altra cosa è uccidersi. Faccio degli esempi perché questo si capisca. Allora, se io sono un malato terminale, ormai prossimo alla morte, se io mi rifiuto di assumere una cura che avrebbe come effetto solo quello di prolungare la mia agonia inutilmente e non prendendo questa cura muoio, io non mi sono suicidato, io ho semplicemente accettato la mia morte, che ormai era prossima e imminente, come qualcosa di inevitabile, o come qualcosa di evitabile solo al prezzo di prolungare le sofferenze senza alcuna utilità terapeutica. Quindi il rifiuto, diciamo così, di quello che viene chiamato accanimento terapeutico, anche se provoca la morte, non può essere considerato tecnicamente un suicidio. Rifiutarsi di assumere una cura che prolungherebbe la mia vita solo al prezzo di ulteriori sofferenze, senza migliorarla in alcun modo, non è uccidersi, ma accettare di morire in pace, no? Accettare il proprio destino, riconciliarsi con la propria mortalità. Non è cercare la propria morte, ma accettarla. Mettere a rischio la propria vita, accettare la propria morte, uccidersi, sono tre azioni diverse. Sto distinguendo queste tre azioni. Ho fatto l'esempio di un malato che rifiuta un trattamento sanitario il cui risultato sarebbe semplicemente prolungare le sue sofferenze senza guarire in alcun modo la sua malattia e senza migliorare in alcun modo la qualità della sua vita. E un malato che facesse una cosa del genere e che in conseguenza del rifiuto di questa terapia morisse non sarebbe un suicida, ma semplicemente uno che accetta la propria morte, no? Siccome questa terapia avrebbe dei costi eccessivi rispetto ai benefici, io la rifiuto e in conseguenza di questo rifiuto muoio. Ma non sono io che mi sono suicidato, ho accettato la mia morte, perché la mia morte in questo caso, poteva essere evitata soltanto al prezzo di un prolungamento della mia agonia, no? Quindi, anziché prolungare inutilmente la propria agonia, il malato accetta la propria morte. Non si sta suicidando. Oppure pensate a Massimiliano Kolbe, il padre francescano polacco che nel 1944 si sostituì a un padre di famiglia nel campo di concentramento di Auschwitz,
che era stato designato per essere fucilato a causa di una tentata fuga. Kolbe si propose in sostituzione di quell'uomo, i nazisti stranamente accettarono lo scambio e Kolbe fu ucciso al posto di quel padre di famiglia. Ora, in questo caso Kolbe non si è suicidato perché lo scopo della sua azione era salvare la vita di quell'uomo. Lui non si sarebbe mai tolto la vita. Kolbe ha accettato di donarla al posto di un'altra persona. A compiere il gesto non è stato lui, ma sono stati i nazisti, facendo qualcosa che lui non avrebbe mai voluto, ma siccome in quel caso era l'unico modo per salvare la vita di quell'altro uomo, lui ha accettato la propria morte, no? Ma non se l'è data da sé volontariamente. E pensate invece al caso di un uomo che si trovasse in una situazione in cui, compiendo una determinata azione, sa che molto probabilmente morirà. Un vigile del fuoco che si trova in una situazione tragica, c'è un bambino dentro la casa in fiamme, lui capisce che può provare a salvarlo, ma sa anche che con molta probabilità potrebbe non farcela. Ecco, un vigile del fuoco che entrasse lo stesso in questa abitazione in fiamme, sapendo che le probabilità di uscirne vivo sono molto scarse, e che poi morisse, non si può dire che si sia suicidato. E sarebbe una forzatura, solo per il fatto che ha compiuto un'azione dalla quale molto probabilmente sarebbe derivata la sua morte. No, lui ha cercato di salvare la vita di quella persona e ha accettato il rischio di perderla, la propria di vita. Ma non ha cercato la propria morte. Lo scopo dell'azione non è la propria morte, come nel caso del suicidio, ma salvare la vita di quell'altra persona, accettando come effetto collaterale, come conseguenza drammatica, anche la possibilità di morire, della propria morte. E quindi cos'è il suicidio? Il suicidio è il compimento di un'azione da cui deriva direttamente la propria morte come scopo specifico dell'azione. Chi è il suicida? È uno che compie un'azione che provoca la propria morte con l'intenzione esplicita di provocarla. Ma se non ci sono queste due condizioni, non c'è il suicidio. E ripeto, suicida è chi compie un'azione da cui deriva direttamente la morte e che lo fa con l'intenzione di provocarla. In tutti gli altri casi non c'è intenzione di provocare la propria morte. E per esempio, quando il malato rifiuta una terapia che aumenterebbe le sue sofferenze piuttosto che alleviarle, il suo obiettivo è non soffrire, non è morire. La morte è una conseguenza di un'azione che come scopo ha però non soffrire più. Ok? Ora, da questo punto di vista possiamo fare un ulteriore riferimento a esempi storici per capire ancora meglio questa differenza. Pensate per esempio a Gesù e a Socrate. Secondo voi, Gesù e Socrate si sono suicidati? No, no, Esatto, in base a quello che abbiamo detto, né Socrate né Gesù si hanno sono suicidati. accettato la propria morte. Brava, hanno accettato la propria morte. Persino Socrate, che pure ha assunto la cicuta, cioè è stato lui stesso a berla, è stato costretto da un tribunale che lo aveva condannato a morte. Ma se fosse stato per loro, né Gesù né Socrate sarebbero morti, il che significa che loro hanno accettato la morte in nome di valori più elevati, cioè pur di testimoniare una verità più elevata, hanno sacrificato la propria vita. Si sono mostrati disposti a sacrificare la propria vita in nome di un valore più elevato. Catone Luticense, che durante il conflitto tra Cesare e Pompeo, quando ormai Pompeo ha perso, pur di non sottomettersi al dominio di Cesare, si toglie la vita, invece si è suicidato. Lo ha fatto anche lui per un valore molto elevato, la libertà politica, no? La dignità di uomo libero, che preferisce la morte a una vita di sottomissione. Il valore è nobile, sublime, è il valore professato dalla filosofia stoica, no? Quando un uomo non può più vivere dignitosamente, è padrone di sé, nella sua libertà interiore, allora deve darsi la morte. Coraggiosamente, perché non è degna di essere vissuta una vita di schiavitù per un essere di natura libera qual è l'uomo.
Quindi il valore, anche qui, in nome del quale si sacrifica la propria vita, è sublime, nobile, elevato. Ma il gesto è suicida, perché è Catone che decide di togliersi la vita in nome di questo valore. Nessuno lo costringe. Vero è che anche Seneca si suicida, benché sapesse, no, che se non lo avesse fatto lui sarebbe stato Nerone a ucciderlo. Quindi non posso nemmeno dire che il suicidio c'è soltanto quando nessuno avrebbe comunque ucciso la persona che si suicida. No, perché nel caso di Seneca, se non si fosse ucciso lui, ci avrebbe pensato Nerone a ucciderlo. Questo però non toglie che Seneca si sia comunque ucciso lui per non cadere nelle mani di Nerone. Cioè, se non ci fosse suicidio ogni volta che una persona si toglie la vita sapendo che comunque poi morirà, e allora non ci sarebbe mai suicidio, perché tutti prima o poi moriranno. Prima o poi la morte arriverà. E quindi cosa fa il suicida? Il suicida semplicemente la anticipa, non decide la propria morte, ma il momento della propria morte. Ecco, in questo caso il suicidio si lega al quando, non al che, no, cioè al che si muore, ma al quando si muore. Ok, Jan Palach, lo studente 21enne cecoslovacco che per protesta contro l'occupazione sovietica della Cecoslovacchia alla fine degli anni 60 si diede fuoco a Piazza Venceslao a Praga. E l'ha fatto in nome di un ideale nobilissimo, la libertà del proprio paese dal dominio comunista. Ma si è suicidato, si è dato fuoco, no? 21 anni, uno studente di filosofia, Jan Palach. Ecco, questi esempi dovrebbero far capire che cos'è il suicidio come fattispecie morale, cioè come tipologia di azione, è distinta da altre fattispecie che sono simili ma che non sono identificabili con il suicidio, in quanto tale. Storicamente il suicidio è sempre stato visto ora come espressione di coraggio, ora come espressione di vigliaccheria, ora come espressione di lucidità ponderata, vedi Catone Luticenze, ora come espressione di una follia momentanea, ora come egoismo, ora come altruismo. Come vedete, il suicidio può essere considerato secondo categorie totalmente contrarie. Chi si toglie la vita è coraggioso o vigliacco? Chi si toglie la vita è egoista o addirittura altruista? È folle, non sa quel che fa? O semplicemente è talmente lucido che riesce a fare quello che altri non riescono a fare perché non l'hanno capito? Ecco, qui c'è tutto già Leopardi anche, no? Perché Leopardi ti dice, per esempio, che il suicidio moderno, quello antico era diverso, il suicidio moderno è figlio della ragione, cioè siccome io vedo con chiarezza la vanità di tutte le cose, vedo con chiarezza che tra 150 anni non ci sarà niente di quello che sto facendo oggi, e che io sia morto non importerà proprio a nessuno, ma a nessuno, nemmeno ai miei più lontani pronipoti, che io non esisterò per nessuno, sarò scomparso dalla memoria di tutti. Quindi ad ampio raggio, quello che noi facciamo oggi non importa nulla. Oggettivamente parlando, dal punto di vista del mondo, le nostre vite sono assolutamente insignificanti. Noi ci agitiamo per fare progetti, noi ci agitiamo per laurearci e per sposarci, per fare figli, quando a lungo termine tutto questo, che ci sia stato o non ci sia stato, non fa nessuna differenza. Poco, se io non fossi esistito, io, Luciano Sesta, non fossi esistito, il mondo avrebbe continuato serenamente per la sua strada. Il che significa che quello che io sto facendo è del tutto insignificante a lungo termine. E quindi secondo un'ottica oggettiva. Sono io che mi illudo che le cose che sto facendo siano significanti e significative. A me piace pensare di essere una pedina fondamentale nello scenario dell'universo, ma in realtà la mia vita non ha alcun senso, come non ce l'ha quella dei miei figli, come non ce l'ha quella di tutte le cose che sto facendo, eccetera, eccetera. Allora, questa è la ragione, ce lo dice, una ragione asettica, spietata, disincarnata, ma proprio per questo oggettiva, non influenzata da quello che mi piacerebbe che fosse vero. Ok, allora, oppure si può dire al contrario, il suicida è semplicemente una persona psicologicamente disturbata.
Perché è ovvio che la vita ha le sue piccole gioie e l'istinto di autoconservazione è fortissimo. Com'è possibile che una persona vada contro l'istinto di autoconservazione? Ci deve essere una componente di follia se lo fa. Anche Freud se lo chiedeva. Dopo aver organizzato un convegno di studi sul suicidio, alla fine di 6 giornate di intense riflessioni, di studiosi di grido internazionale sul tema, Freud, sconsolato, allarga le braccia e dice: ma ancora non abbiamo capito com'è possibile che una persona riesca a mettere a tacere l'istinto più potente, quello di autoconservazione. L'istinto di autoconservazione esce inaspettatamente sconfitto nel suicidio. E allora ci deve essere qualcosa di più forte dell'istinto di autoconservazione. Questo ci dice il suicidio dal punto di vista filosofico. Il suicidio ci dice che nella vita ci sono mali peggiori della morte. La morte è il peggiore dei mali? Forse no, se esiste il suicidio e se esiste la possibilità di dare la vita in nome di qualcosa o di qualcuno, no? Morire per un altro, morire per salvare la vita di un altro, come ha fatto Massimiliano Kolbe, una madre che rifiuta la chemioterapia perché è incinta e preferisce far nascere vivo e sano il bambino piuttosto che sopravvivere lei, dimostra che nella vita ci sono cose più importanti della vita stessa e che quindi ci sono mali peggiori della morte. Il suicida, in modo tragico, drammatico, lancia questo messaggio filosofico, no? Il suicidio è coraggio, vigliaccheria, lucidità o follia, egoismo, altruismo, può essere tutte le cose e questo dimostra in qualche modo il suo carattere enigmatico, ambivalente. Dentro questa varietà di motivazioni o di valutazioni del suicidio, si può fare un'ulteriore distinzione tra il suicidio impulsivo e il suicidio razionale, detto anche suicidio di bilancio. Cioè una persona fa un bilancio della propria vita e vede che veramente non c'è motivo di continuare a viverla. Si chiama suicidio di bilancio. Oppure si suicida in seguito appunto a una perdita repentina di controllo della situazione, il suicidio impulsivo. Come i filosofi hanno visto la faccenda? Intanto il suicidio può essere considerato sia dal punto di vista della persona che si toglie la vita, e quindi nell'ottica delle sue motivazioni, nella prospettiva di chi si pone l'alternativa se continuare a vivere o smettere di farlo, Amleto, no? Essere o non essere. Questo è il dilemma. Oppure può essere considerato dall'esterno, e cioè dal punto di vista della sua legittimità o non legittimità rispetto ai doveri che l'uomo potrebbe avere nei confronti di se stesso, degli altri o anche di Dio. Quindi una cosa è entrare nell'ottica del suicida e cercare di capire cosa significa per lui guardare la vita come qualcosa che ha senso o non ce l'ha. Altra cosa è guardare il suicidio da fuori e chiedersi se sia giusto o sbagliato togliersi la vita. Si chiama giudizio morale. È giusto togliersi la vita? O è un crimine, come è stato sempre considerato e come ancora oggi molti ritengono, no? Vi ricordo, ma credo che voi lo sappiate, che i suicidi non potevano ricevere sepoltura, cioè una sepoltura degna che fosse una sepoltura con tutti i crismi. E addirittura nel 600, nel 500, fino al 700 i suicidi non venivano sepolti, venivano abbandonati in dei terreni, in pasto ai cani e agli uccelli, oppure venivano addirittura trascinati su un carretto perché il cadavere venisse scorticato e smembrato. I loro beni venivano confiscati, non potevano essere dati in eredità. Questa decisione delle autorità di confiscare i beni del suicida doveva funzionare come deterrente al suicidio, cioè visto che il suicida non può essere punito se non in modo postumo, attraverso per esempio il vilipendio del suo cadavere, venivano appesi a testa in giù i cadaveri dei suicidi in Francia nel 600, come punizione esemplare affinché altri, vedendo così maltrattato il cadavere del suicida, fossero distolti dal suicidarsi a loro volta. Ecco, anche la confisca dei beni funziona come un buon deterrente. Non ucciderti perché se ti uccidi tutti i tuoi beni non andranno a tua moglie, ai tuoi figli, ma semplicemente alla società. Cioè chi si suicida si chiude nella propria solitudine, nel proprio isolamento, ma al tempo stesso
protesta nei confronti di una società che presumibilmente lo ha abbandonato, no? Ecco, io vedrei questo nel messaggio scritto che il suicida lascia quando compie nella più totale clandestinità morale il suo gesto, no? L'isolamento del suicida contribuisce un po' ad alimentare da parte della società la percezione che il suicidio sia il frutto di un disturbo mentale, di uno squilibrio psicologico. Ma viceversa è anche una forma di ipocrisia, perché è come se la società non volesse fare i conti con la propria incapacità di fare compagnia ai propri membri, no? Cioè, di fronte a un suicida bisognerebbe chiedersi non ma è sano o malato, ma cosa non abbiamo fatto noi perché questa persona adesso ci chieda di morire o si tolga la vita. Quindi è davvero complesso il giudizio sulla salute mentale del suicida. Potrebbe nascondere anche il desiderio di liquidare a buon mercato la responsabilità degli altri nei confronti dei gesti di suicidio, che sembrerebbero il frutto esclusivo di una meditazione malata, no? Che si consuma nella totale solitudine dell'individuo. Non necessariamente, no? Perché quella solitudine è anche già il sintomo di un'omissione da parte dell'intero corpo sociale. Fin dall'antichità il suicidio viene condannato. La prima condanna, diciamo, di cui siamo a conoscenza nella cultura occidentale, quella più famosa, è dei pitagorici, poi ripresa da Platone, ma anche da Sant'Agostino e da Tommaso Aquino, secondo cui non è lecito uccidersi perché noi siamo proprietà degli dèi. E come una sentinella non può lasciare il posto di guardia, allo stesso modo l'uomo non può disertare la vita senza il permesso di colui che gliel'ha data. L'uomo non può disertare la vita. C'è sempre aria di diserzione di fronte a un suicidio. E perché l'uomo si è sottratto indebitamente ai propri doveri, a quelli che Dio stesso gli ha assegnato. Questo è l'argomento forte, classico, usato dai pitagorici, ripreso da Platone nel Fedone, ripreso da Sant'Agostino nella patristica cristiana, e poi soprattutto da Tommaso d'Aquino nel 1200, quando Tommaso d'Aquino metterà a punto la dottrina cattolica sul suicidio, che ancora oggi la Chiesa di Roma sostiene nel Catechismo della Chiesa Cattolica, che è il documento ufficiale, no, della Chiesa cattolica di Roma. Noi troviamo una condanna morale del suicidio basata sulle argomentazioni che per la prima volta è stato Tommaso d'Aquino, no, a formulare nel 1200. E appunto, cosa hanno detto Tommaso d'Aquino e Agostino? Hanno un po' ripreso quello che diceva anche Aristotele. Aristotele, per esempio, ritiene che il suicidio sia un torto fatto alla società, perché priva la società di un suo membro. Chi si suicida è come se mutilasse il corpo sociale. Il paragone di Tommaso, che in questo riprende Aristotele e anche alcune pagine di Platone, è quello di una mano che volesse fare di testa sua, che volesse staccarsi dal corpo. Ora, se la mano si volesse staccare dal corpo perché è stanca di svolgere la propria funzione, farebbe un torto al corpo. Il suicidio è un peccato contro la società. Non contro Dio, per Aristotele non avrebbe senso dire contro Dio. Anche gli stoici parlano del suicidio, come sapete abbiamo fatto già l'esempio di Catone e Lutecenze, ma di fatto gli stoici sono una voce isolata nell'antichità, perché per gli stoici invece il suicidio non solo è lecito, addirittura è doveroso. Ci sono casi in cui, appunto, coraggiosamente bisogna togliersi la vita perché non sarebbe dignitoso continuare a vivere, no? Sarebbe vile, per attaccamento alla vita, vivere una vita moralmente indegna. Ci sono cose più importanti della vita, no? L'importante non è vivere, ma vivere bene, dice Seneca, scusate. Quando le cose si mettono male e l'uomo non può più vivere virtuosamente, allora l'uomo è chiamato a morire. La porta è aperta, se non volete combattere potete fuggire, dice Seneca, no? E questo è l'unico motivo per cui non possiamo lagnarci della vita. E questo è un motivo interessantissimo che verrà ripreso anche da Leopardi e poi da alcuni filosofi del Novecento, cioè la semplice possibilità di uccidersi consente alla vita di proseguire. Questo è l'unico motivo per cui non possiamo lagnarci della vita. Essa non trattiene nessuno, dice Seneca in una delle lettere a Lucilio. Ti piace la vita? Vivi. Non ti piace? Puoi tornare da dove sei venuto. Sei libero.
Anzi, il suicidio è il sintomo più sublime della libertà dell'uomo, perché lo libera dalla catena più pesante, no? Quella dell'attaccamento alla propria vita. Non a caso anche un filosofo del Novecento tedesco, Karl Jaspers, parlerà del suicidio come Freitod. Freitod significa morte libera. E il termine tedesco che indica suicidio è Selbstmord, che significa autouccisione. Però è diverso se io dico Freitod, no? Una cosa è la Freitod, una cosa è l'autouccisione. Gli stoici intanto sono a favore del suicidio considerando la possibilità di uccidersi come una porta sempre aperta, no? Che dà all'uomo l'opportunità di mostrarsi libero nei confronti della catena più pesante, che è quella che ci tiene inchiodati alla vita, no? L'istinto di... Per gli stoici dunque il suicidio è lecito, non è invece lecito per Sant'Agostino, decisamente no. Sant'Agostino dirà, e questo è molto interessante anche per capire il discorso di Leopardi, Sant'Agostino dice: chi si suicida fa un errore logico. Questa è veramente curiosa, questa argomentazione di Agostino. Fa un errore logico perché, vi leggo il passo di Agostino tratto dallo scritto De libero arbitrio, lo scritto di Agostino sulla libertà umana. Lui dice: in realtà il suicida sceglie il non essere, perché sceglie la morte. Ma il non essere non si può scegliere. Scegliere il nulla è non scegliere nulla. Il suicida non sceglie di non essere più, ma di essere di più. Cioè di trovarsi in una condizione migliore di quella in cui si trova adesso. Questa è un'argomentazione molto interessante. Scegliere significa dire: preferisco questo a quello. Non può significare non preferisco nulla a quest'altro. Preferire il nulla è non preferire nulla, perché il nulla non è un contenuto che si possa scegliere. Non si può scegliere il nulla se il nulla è nulla. Quindi non si può scegliere la morte, sta dicendo Sant'Agostino. Una cosa davvero sorprendente. Come se Leopardi avesse sbagliato tutto, diciamo dal punto di vista anche logico. O meglio, Leopardi quando dichiara di desiderare la morte, quando pensa che l'uomo possa desiderare la morte, non sta pensando che l'uomo possa desiderare il nulla. Quindi non pensa che l'uomo possa desiderare di non essere più, ma semmai di essere di più. Ripeto, questo è ciò che dice Agostino. Ed essere di più significa trovarsi in una condizione appunto immaginata come di pace, di quiete, liberata dai contrasti della vita, no? Liberata dai mali della vita. Chi si suicida in omaggio a una vita migliore, in nome di una vita migliore, non in nome del nulla, ma in nome di un essere finalmente liberato dai mali che lo attanagliano, no? Nel corso della vita terrena. Allora, l'uomo che si uccide vuole vivere meglio di come stia facendo. Questo è un guadagno importante della riflessione filosofica, è da attribuire a Sant'Agostino, e lo ritroviamo anche in Leopardi in fondo, perché Leopardi lo dice chiaramente: ciò che l'uomo vuole è essere felice, non vivere. Lo scopo dell'uomo non è vivere. L'istinto più forte nell'uomo non è quello di autoconservazione, ma quello di felicità. Diversamente non ci sarebbero uomini che si tolgono la vita perché sono infelici. Diversamente, di fronte alla prospettiva di una vita eterna ma infelice, nessuno rifiuterebbe, ma l'accetteremmo. Se l'istinto più forte dell'uomo fosse quello di conservarsi, di sopravvivere, allora dovremmo accettare una vita eterna che non conosce morte, anche se non felice. Nessuno lo farebbe. Preferiremmo una vita, se non felice, in cui siano mescolati gioie e dolori, è mortale, piuttosto che una vita immortale ma infelice. Questo dimostra in modo altrettanto logico che ciò che l'uomo vuole più potentemente non è la vita, ma la vita felice, no? Che la vita è soltanto in qualche modo uno strumento della propria felicità. E Tommaso d'Aquino dirà che appunto si potrebbe intanto pensare che il suicidio sia lecito, dice Tommaso, come male minore, e dice nella Summa Theologiae, la sua opera principale: è lecito esporsi spontaneamente a un pericolo minore per evitarne uno più grave.
come è lecito amputarsi un membro malato per salvare l'intero corpo. No? Come io, appunto, può succedere che io decida di amputarmi un arto, ma non lo faccio per danneggiarmi, anzi per preservarmi, no? Per salvare l'intero. Si può sacrificare una parte in nome dell'intero. Ora, in certi casi, uno, uccidendo se stesso, dice Tommaso, concedendo però credito all'ipotesi secondo cui il suicidio sarebbe giusto, evita un male peggiore. Uno, uccidendo se stesso, evita un male peggiore, cioè una vita di miseria o la vergogna di un peccato. Dunque, è lecito in certi casi il suicidio. Questa è la posizione favorevole al suicidio che Tommaso adesso vuole criticare, però. Tommaso dice, sembra che il suicidio sia lecito, permesso, perché uno potrebbe, appunto, leggerlo nell'ottica del male minore. La vergine cristiana che non vuole perdere la verginità, sapendo che sta arrivando il suo aggressore, si uccide, no? Questo sembra lecito, anche nell'ottica stoica. Meglio morti, ma moralmente integri, che vivi, ma al prezzo di un peccato, per inciso. Argomentazione del tutto fragile, perché chi subisce violenza sessuale non commette un peccato. Assolutamente. La verginità del cuore rimane, anche se si perde quella del corpo, nel caso della vergine consacrata a Dio, violentata. Ma chiusa la parentesi. Tommaso allora dice, no, il suicidio in realtà è sbagliato, perché è un peccato contro se stessi, contro la società e contro Dio. Contro se stessi perché l'istinto di autoconservazione non è soltanto un istinto, ma è anche una forma di dovere di amare se stessi. Chi si uccide pecca contro l'amore che è chiamato ad avere per se stesso. Ama il prossimo tuo come te stesso, no? Leggiamo nel Vangelo. Il che significa che l'amore di sé è il criterio dell'amore per gli altri. Dio ama l'uomo. Un uomo che non si amasse non amerebbe Dio. Se io maltratto me stesso, maltratto quel Dio che mi ama. Questa è l'argomentazione di Tommaso. Quindi l'uccisione di se stessi è contro l'inclinazione naturale, dice Tommaso, è contro la carità con la quale uno deve amare se stesso. Esistono dei doveri verso se stessi. Non è vero che i doveri sono solo verso gli altri, sono anche verso se stessi. Se tu ti fai del male a chi ti ama. Chi ti ama non vuole che tu ti faccia del male. Se tu te lo fai, ferisci colui che ti ama e che vuole il tuo bene. Il secondo argomento è ripreso dalle leggi di Platone e dall'etica nicomachea di Aristotele, cioè chi si uccide fa un torto alla società, perché priva la società del contributo che può dare, no, come membro della società stessa. Quindi è anche qui una diserzione. Ma l'argomento più interessante è quello teologico. Tommaso dice, riprendendo il Fedone, la tradizione pitagorica, l'uomo che uccidesse se stesso farebbe un torto a Dio, come lo schiavo farebbe un torto al padrone nel caso in cui si uccidesse. Non ci si può togliere la vita, perché la propria vita è un dono di Dio. Siccome è stato Dio a donare la vita all'uomo, l'uomo non può disporre della propria vita. Scrive Tommaso, il passaggio da questa vita a un'altra, a un'altra più felice, non dipende dalla libertà dell'uomo, ma dall'intervento di Dio. Quindi cosa fa l'uomo? Non capisce che la liberazione dalla sofferenza è compito di Dio, non suo. Quindi quando l'uomo si uccide per non soffrire di più, sfugge a un male procurandosene un altro, no? Quello che infligge a se stesso uccidendosi. Quindi l'uomo non deve fare da sé ciò che deve lasciare invece fare a Dio, essere da lui reso felice. La nostra felicità non è nelle nostre mani, ma nelle mani di Dio. Quindi pensare di poterla ottenere togliendosi la vita significherebbe di fatto andare contro il proprio bene. E infine, appunto, l'idea secondo cui la vita è sacra, l'uomo non può togliersela in alcun modo, perché l'ha ricevuta in dono da Dio. E vi leggo due passi del Catechismo della Chiesa Cattolica, di un'enciclica di Giovanni Paolo II, Evangelium Vitae, dove si riprende questa argomentazione di Tommaso d'Aquino, attualizzandola nel dibattito di bioetica, no? Sull'eutanasia e il suicidio assistito. Scrive Giovanni Paolo II nell'enciclica Evangelium Vitae: l'eutanasia è una grave violazione della legge di Dio, in quanto uccisione deliberata e moralmente inaccettabile di una persona umana.
condividere l'intenzione suicida di un altro e aiutarlo a realizzarla mediante il cosiddetto suicidio assistito significa farsi collaboratori e qualche volta attori in prima persona di un'ingiustizia che non può mai essere giustificata, neppure quando fosse richiesta. Qui il Papa riprende anche quanto troviamo scritto nel codice di diritto penale, no? Gli articoli 579 e 580 del codice penale vietano l'istigazione e l'aiuto al suicidio, no? Cioè è reato convincere una persona a suicidarsi e anche aiutarla a suicidarsi, qualora il suo proposito di togliersi la vita fosse maturato anche autonomamente rispetto alle mie pressioni. La Corte Costituzionale, nel settembre scorso, ha ritenuto non punibile l'aiuto al suicidio e non l'istigazione, che rimane ancora reato, in seguito al caso Cappato, al caso DJ Fabo, no? Cappato, il leader del Partito Radicale che ha aiutato a morire in Svizzera quest'uomo. Attenzione, no, la Corte Costituzionale ha ritenuto che in mancanza di una legge del Parlamento sull'eutanasia, che non esiste, non c'è una legge sull'eutanasia in Italia, i giudici devono essere clementi nel caso in cui qualcuno aiuti un altro a suicidarsi, ma la norma del diritto penale rimane valida, rimane reato. Sarà il giudice, invitato dalla Corte Costituzionale a un'interpretazione più flessibile, più clemente, a trovare delle attenuanti che aiutino ad assolvere, no, l'imputato di aiuto al suicidio, non di istigazione. Vengono distinte le due fattispecie, istigazione e aiuto. L'idea che la vita sia indisponibile, cioè sacra, che l'uomo non possa togliersela. Parlo del suicidio, non parlo dell'omicidio per adesso, ma l'argomentazione è simile. Perché Dio ad averla donata è stata criticata anche dal punto di vista cristiano. Guardate, intanto cosa ci dice Tommaso d'Aquino? La vita è un dono divino che rimane in potere di colui che fa vivere e fa morire. Sono parole della scrittura. Perciò chi priva se stesso della vita pecca contro Dio, come chi uccide uno schiavo pecca contro il suo padrone. E come commette peccato chi si arroga il diritto di giudicare cose che non lo riguardano? Perché Dio è il padrone della vita, è lui che ha diritto di giudicare se sia o non sia degna di essere ancora vissuta. Quindi chi reputa che la propria vita non sia più degna di essere vissuta, si arroga il diritto di giudicare cose che non lo riguardano. Perché la vita proviene da Dio e lui ne rimane l'unico Signore. Solo a Dio, infatti, prosegue Tommaso, appartiene il giudizio di vita e di morte, secondo le parole della Scrittura. Il Catechismo della Chiesa Cattolica, pubblicato nel 1992, e al quale bisogna sempre guardare quando si vuole sapere che cosa pensa la Chiesa su un determinato argomento, saltando tutte le interviste dei prelati, dei papi, tutto. Volete sapere cosa pensa la Chiesa davvero? Dovete andare a leggere i punti del Catechismo della Chiesa Cattolica, che è il documento ufficiale della dottrina cattolica. Riprende esattamente l'argomentazione di Tommaso in questi termini. Lo leggo. Ciascuno è responsabile della propria vita davanti a Dio, che gliel'ha donata e che ne rimane il sovrano padrone. Noi siamo tenuti a riceverla con riconoscenza e a preservarla per il suo onore e per la salvezza delle nostre anime. Siamo amministratori, non proprietari della vita che Dio ci ha affidato, non ne disponiamo. Attenzione, pensate alle parole che io ho appena letto. È a quella che potrebbe essere una facile replica a questi principi, che è stata effettivamente mossa da alcuni anche teologi cristiani. Quindi è una critica che viene fatta a questa posizione di Tommaso d'Aquino e della Chiesa da parte di autori cristiani, addirittura in alcuni casi cattolici, non da parte di atei. L'obiezione è molto semplice. Come si fa a dire che la vita è indisponibile perché Dio ce l'ha donata? Come si fa a dire che Dio ci ha donato la vita e che lui ne rimane il sovrano padrone? Cioè dire che la nostra vita non ci appartiene perché Dio ad avercela donata significherebbe dire che un dono appartiene a chi lo fa e non a chi lo riceve. Ma è proprio perché Dio ci ha donato la vita che la vita ci appartiene e che lui la affida alla nostra libertà e alla nostra responsabilità. Diversamente dovremmo dire che Dio non ci ha affatto donato la vita,
che se l'è tenuta per sé. Se lui ne rimane il padrone, non me l'ha donata, non me l'ha mai donata. Proprio perché me l'ha donata, io posso disporne liberamente. Altrimenti dovremmo pensare che un dono non è appunto di colui che lo riceve, ma di colui che l'ha fatto. E che non ci sia nessuna libertà né di accettarlo né di rifiutarlo. Ma questo non è un dono, è un'imposizione. Tra l'altro, se si dice che l'uomo non può rifiutare la vita che Dio gli ha donato, nemmeno quando questa vita è attraversata da sofferenze insopportabili, il rischio è di pensare che Dio, oltre alla vita, ci doni simpaticamente anche le sofferenze che la caratterizzano. Ma questo sarebbe tipico di un Dio sadico, che mentre permette che la mia vita sia talmente dolorosa da indurmi a rifiutarla, mi impone anche di tenermela. Allora, questo non significa che le sofferenze non possono essere interpretate, no? In una chiave mistica, di profonda spiritualità, anche come un dono di Dio. Questo non è escluso nella prospettiva cristiana, che le sofferenze siano un dono di Dio è possibile, ed è possibile sperimentarle come tali, è possibile che la sofferenza mi apra gli occhi, mi faccia vedere cose che altrimenti non avrei mai visto, che la sofferenza mi aiuti, no? A riscoprire alcuni valori che diversamente non avrei mai riscoperto. Quindi esiste un significato positivo della sofferenza, ma questo sempre solo agli occhi del diretto interessato, mai perché è un altro che lo dice. Questo, guardate, è interessante anche nell'ottica cristiana. Lo si evince da un episodio della vita di Madre Teresa di Calcutta, la suora, le missionarie della carità, si occupavano di lebbrosi a Calcutta. Lei all'inizio della sua attività andò per le strade di Calcutta a confortare i lebbrosi e ne vide uno particolarmente sofferente, no? Accasciato sulle proprie piaghe, che soffriva e si lamentava. Allora gli si avvicinò e gli disse: "Buon uomo, le sue sofferenze sono le carezze che il buon Gesù le sta dando." Allora quell'uomo si girò verso Madre Teresa, la guardò e le disse: "E allora dica al suo buon Gesù, per favore, di andare ad accarezzare qualcun altro." Allora lì Madre Teresa capì che non doveva fare così, che non doveva essere lei a interpretare come un dono di Dio le sofferenze degli altri, e che il primo annuncio del Vangelo era confortare fisicamente il lebbroso, non parlargli di Dio. Capì che non bisogna parlare di Dio alle persone se loro non te lo chiedono, ma che bisogna vivere in modo che le persone ti chiedano di Dio e quindi essere buoni come Dio è stato con noi, no? Questo fu l'itinerario, no, della vocazione di Madre Teresa di Calcutta. Che è molto significativo perché fa capire che le sofferenze non possono essere viste come un dono di Dio, se non dal punto di vista della persona stessa che le sta subendo e non in un senso automatico e scontato. Non è detto che sia così. E vado alla posizione di Kant, che è la più interessante anche per capire quanto ci dice Leopardi. Kant ritiene che il suicidio sia profondamente sbagliato, ma non perché la vita è sacra, attenzione. Perché il suicidio è sbagliato? Perché l'uomo ha sempre dei doveri e non può sottrarsi ai doveri che è chiamato ad osservare. Quindi è un'argomentazione simile un po' a quella classica dei pitagorici, no? L'uomo non può lasciare il posto di guardia che gli è stato assegnato. Ma non è fondata teologicamente, ma filosoficamente. Cioè, per Kant non è che il suicidio sia sbagliato perché Dio lo proibisce. Al contrario, Dio lo proibisce perché in sé è sbagliato. E perché in sé è sbagliato il suicidio? Perché chi si suicida dà maggiore importanza alla felicità piuttosto che alla giustizia. Ora, le cose più importanti non sono quelle che riguardano la mia felicità, ma quelle che riguardano la morale, cioè la giustizia, che io sono chiamato a promuovere con le mie azioni e con la mia vita, no? Secondo Kant è vero, ci sono valori più importanti della vita. Lui lo dice esplicitamente in alcune sue opere, in particolare cito dalle lezioni di etica: "Per quel che riguarda il dovere di avere cura della nostra vita, è da notare che la vita in sé per sé non costituisce il bene maggiore che ci sia stato affidato e di cui occorra aver cura." Attenzione, è qualcosa di diverso da quello che si diceva prima. La vita in sé per sé non è il bene maggiore, che fa un po' da richiamo a quell'altra affermazione secondo cui la morte non è il peggiore dei mali.
Ci sono doveri ben più grandi della vita e che spesso devono essere adempiuti con il sacrificio della vita. Quindi ci sono delle condizioni in cui la vita va sacrificata. Per esempio, quando io non posso preservarla altrimenti che contravvenendo ai doveri che sono tenuto a osservare, e quindi in questo caso sono chiamato a sacrificarla se è l'unico modo di osservare i miei doveri morali. Questo non significa che ci si possa suicidare, no? Perché? Perché se io posso sacrificare la mia vita in nome della giustizia, se devo essere disposto a morire pur di non commettere una ingiustizia, non posso togliermi la vita perché sono infelice. No, la vita è meno importante della moralità, non della felicità. Antonella, ognuno fa quel che vuole, non esiste giusto o sbagliato. Chi decide cosa? Non è così semplice. Se io faccio quello che voglio, non esiste giusto e sbagliato, io mi sto disinteressando totalmente dal punto di vista degli altri, per esempio delle persone che potrebbero soffrire nel vedere che io mi faccio del male. È vero che ci sono persone che invece arrivano a capire che in quel momento il mio bene, per esempio, è non soffrire più. Esiste la possibilità di aiutare una persona a suicidarsi non per complicità morbosa, ma per autentico dovere di solidarietà, no? Il dovere di aiutare un altro a non soffrire più può essere sentito anche fortemente. Però è anche vero che a volte scatta un ragionamento contrario, cioè quando l'altro viene da me e mi dice non voglio più vivere, aiutami a morire, io potrei anche rispondere sono profondamente addolorato per quello che mi stai dicendo, ma per me tu sei più importante di quello che pensi di te stesso. E allora non a me, non chiederlo a me, no, chiedilo a qualcun altro. La sto banalizzando la vicenda, però non è così semplice affidare tutto alla libertà individuale, altrimenti il rischio è anche di pensare, come hanno proposto alcuni autori, che c'è la libertà di mutilarsi, di uccidersi per qualunque ragione, e la società sarebbe in qualche modo sgravata dal dovere di rendere vivibile la vita dei propri membri. Nessun uomo è un'isola, per cui quello che io faccio a me stesso inevitabilmente lo faccio anche agli altri, a quelli che sono in rapporto con me. Non è facile isolare, no, semplicemente il problema del suicidio. Comunque, quello che è interessante in Kant è che Kant ritiene che sia lecito accettare la propria morte pur di essere morali, giusti, ma non è lecito togliersela per il fatto che si è infelici, perché la felicità non è più importante della vita. La stessa felicità è subordinata alla moralità, no? Si fa il bene per amore del bene, non perché soltanto così si potrà essere felici. Lo scopo delle azioni umane non è la felicità, ma la giustizia. L'uomo deve essere giusto. Se poi è anche felice, meglio. Ma per il fatto che non è felice, non è autorizzato a togliersi la vita. È chiamato a sacrificarla se solo così potrà essere giusto. Ma non gli è permesso di togliersela solo perché non è felice. Insomma, il valore più importante della vita di un uomo è la giustizia, l'essere integri, moralmente buoni, non la felicità. Quindi è vero che la vita non è la cosa più importante, ma non in nome della felicità, ma in nome della moralità. Questa è l'anti-Leopardi, ecco. Qui Kant funziona come l'anti-Leopardi. Tra l'altro, Kant avrebbe considerato Leopardi una persona totalmente disturbata dal punto di vista morale, perché l'avrebbe considerata troppo infantilmente attaccata alla propria felicità e quindi incapace di vedere che nella vita ci sono molte più cose che non la propria felicità o infelicità. Scrive Kant, in genere si riscontra il desiderio di suicidio in coloro che si sono consacrati interamente alla loro felicità. Avendo gustato tutti gli espedienti del piacere e non potendo sempre farne uso, cadono in preda all'angoscia, al dolore e alla malinconia. Quindi secondo Kant, Leopardi e tutti coloro che si uccidono o desiderano la morte a causa della propria infelicità o della propria sofferenza sono persone mentalmente disturbate. Sono persone che hanno assolutizzato in modo indebito, improprio, un valore, la propria felicità, che invece è relativo,
che è meno importante della moralità, no? Del senso di giustizia. Un ultimo riferimento al suicidio nelle condizioni, diciamo, della medicina moderna e poi una sintesi estrema proprio del dialogo di Leopardi. Quando il suicidio matura nel segreto del proprio cuore, della propria coscienza, è al riparo, diciamo così, dallo sguardo della società. La società non può intervenire direttamente, ma soltanto, ahimè, a cose fatte. No, si parla molto di prevenzione del suicidio, d'accordo, ma è difficile entrare, no, nel segreto dei cuori dove maturano appunto i propositi suicidi solitamente. Cosa succede però con i progressi della tecnologia medica? Succede che oggi si trovino in vita persone che altrimenti sarebbero morte e grazie appunto ad alcuni presidi terapeutici che rischiano di diventare una prigione. E ci sono persone che non riescono a morire pur desiderandolo perché rimangono prigioniere di una tecnologia medica che prolunga artificialmente le loro vite. Allora, in quest'ottica, quando un malato chiede insistentemente di essere lasciato morire oppure di essere fatto morire, e dunque l'eutanasia o il suicidio assistito, cioè quando chiede di essere messo in condizione di darsi la morte, non semplicemente di accettarla come una conseguenza naturale di un'astensione terapeutica. Ecco, quando lo fa insistentemente e lucidamente, è difficile affermare che questa richiesta sia semplicemente il frutto di una disperazione momentanea o incontrollabile. Allora lì le richieste di morte diventano esplicite, diventano razionalmente controllabili, cioè è possibile entrare in dialogo col suicida, capire quali sono i motivi che lo inducono a chiedere la morte ed eventualmente anche a rimuoverli, questi motivi. Cosa che non si può fare con il suicida classico, che appunto spesso matura il proprio proposito clandestinamente, al riparo dallo sguardo della società.